Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo mandavano da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Quest'immagine e l'iscrizione di chi sono? Io risposero: di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. Nel Vangelo di questo nono martedì del tempo ordinario, farisei ed erodiani, come dire la sinistra e la destra di allora, concedono a Gesù un riconoscimento bipartisan. Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. Per i Cesari di turno, troppi cristiani hanno più soggezione di quanto amore abbiano per la verità del Vangelo. Dopo 20 secoli di cristianesimo, troppi cristiani non hanno ancora raccolto questa grande lezione di Cristo. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. Rendiamo ai Cesari ciò che per lo più vogliono, il denaro, con il potere e la fama che l'accompagnano. E rendiamo a Dio l'amore, con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutto il nostro essere. Così sia. Amen. Se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato ad altre mie omelie e meditazioni. Se non mi conosci, forse vorrai sapere chi sono. E se non l'hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.